Perdona nel tuo bicchiere, se non sai che strade trae. E tutto signore, tutto signore, poi poi, tutto signore, tutto signore. A te, 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 a te. Allora, siamo qui a Cattolica per lo spettacolo di Blanco con il sound engineer Davide Linzi. Sound engineer fa figo, fa figo, il sifonico è un po' così. Sì, no? Sound... Ciao Davide, ben trovato dopo tanto Ciao. Tempo. Allora, dopo tanto tempo. Tanto tempo, purtroppo. E, guarda, visto che siamo all'ombra, ti tolgo anche il filtro ND. Sei contento? Perfetto. Sei più luminoso. Così si vede più che più sono bello sudato. Sei più bello, vabbè. E, allora... Spiegaci un attimo come è configurato questo tour in produzione, in mezza produzione, perché sì. Poi avete fatto e farete delle date molto importanti dove sì. Immagino la situazione cambierà, no? Sì. Come ti sei organizzato nel passaggio alla mezza produzione? Vabbè, dal punto di vista audio, diciamo che abbiamo già pensato all'estate da il club tour, quindi eravamo già settati con cablaggi e quant'altro per fare poi dopo i palchi più grossi, insomma, che avremmo trovato quest'estate. Però diciamo che siamo rimasti sia con le console che con il cablaggio, strumenti di palco tali e quali allo spettacolo che abbiamo fatto indoor. Diciamo che da quel punto di vista lì è cambiato di più la parte video e luci, che poi ti racconteranno i miei colleghi, per essere adattata poi nei palchi all'aperto o laddove ci fosse già un LED wall residente, per essere facilmente trasposta senza complicare la vita di nessuno. Quindi l'audio, per quello che ci riguarda, è abbastanza semplice, nel senso che non abbiamo tantissimi canali, abbiamo una batteria con qualche pad, un basso in diretta, con un camper, una chitarra che è processata da plugin proprio per richiesta del chitarrista nonché direttore musicale e produttore di Blanco. Quindi ci arriva da due schede, Michelangelo. Che ci arriva quindi su due schede Apollo, quindi trattata con i plugin per far avere un po' questi suoni ovviamente quanto più simili alla texture del disco, no? E niente, utilizziamo gli Allenit, quindi acquisiamo tutto sul palco con una quarantina di canali più le comunicazioni e dialoghiamo col protocollo Allenit sala palco, quindi uno splitter solo. Quindi la console è la stessa, la D-Live, sia la D-Live, la 5000, sia in sala che in palco. Io praticamente ho un engine e utilizzo le local qualora mi servisse rilasciare left and right sub front da front of house, o altrimenti posso anche riportarle qua sullo stage di palco, insomma. Quindi per quello è molto versatile, ne ci siamo trovati molto bene. E poi abbiamo, ecco, una scheda MADI con cui acquisiamo tutto il mondo sequenze per rimanere completamente in dominio digitale, dai due mini Mac, che dopo Stefano vi farà vedere, vi spiegherà un po' come abbiamo pensato e ragionato. E poi abbiamo un paio di schede Wave SoundGrid, col quale io in front of house faccio una piccola catena con qualche plugin per la voce, più che altro per aiutarmi, visto che lui, insomma, si lancia in transenne in mezzo al pubblico, qualche tool così anti-feedback, se poi alla fine l'anti-feedback è abbasso il volume, perché insomma. Però insomma è anche carina questa cosa, questa sua maniera di vivere il pubblico. Ma almeno si lancia in un momento preciso, più o meno, non come gli viene. È abbastanza random. È random, cosa, quindi non, è abbastanza non random. Ti puoi distrarre. No, diciamo. Assolutamente no. Okay. Seppur, ripeto, poi alla fine il tutto è anche piacevole, sia per il pubblico, ma anche noi ci divertiamo alla fine su questa cosa. E quindi dicevo, ho questa piccola catena Waves sulla voce e ovviamente registrazione, multitraccia, con la possibilità di farlo anche in palco, in backup. Visto che adesso stiamo acquisendo un po' tutte le date, insomma, sia indoor che outdoor, vediamo se ne viene fuori qualcosa di interessante dal punto di vista discografico. Come registrate? Con che tecnologia registrate? Con protocollo di SoundGrid, sì, direttamente cavo Cat5 su,
sul laptop Pro Tools e via. Una roba era, dobbiamo registrare il live, chiamiamo lo studio mobile. Metti un cavetto in uscita. Molto semplice, diciamo che l'esigenza di avere lo studio mobile, ecco, allora insomma bisogna avere un tot di microfoni ambiente per l'audience, quelle cose lì che ovviamente sì, noi non cambiate abbiamo. Cambiate il mondo. E semplifichiamo, insomma, semplifichiamo una cosa e cerchiamo di ottimizzarla al massimo. Hai insomma. Portato delle outboard nel tuo setup, Davide? No, in questa produzione siamo partiti proprio con l'intento di utilizzare tutto in the box, anche perché devo dire che tutto quello che è effettistica, compressori, multibanda di Allenit lo trovo molto efficace ed è una cosa che avevo già osservato quando abbiamo fatto il primo maggio in passato, dovevamo queste console, ho avuto a che fare con sia gli artisti che seguivo io sia su altre cose, quando ho fatto, mi è capitato di fare il fonico residente per il festival il primo maggio, e devo dire che la console è veramente figa, cioè suona bene, non ha grande necessità di, infatti quello che ho di Waves esterno diciamo che è più una soluzione anti-feedback che magari la console non ha, però di base tutto quello che c'è, effetti compresi, tutto in the box. Quindi promosso alla grande, pieni voti. E anche la voce che ha una minima di distorsione, che è una cosa voluta proprio dalla direzione musicale in maniera da cercare di avvicinarsi alla voce che sul disco è molto distorta, insomma, l'abbiamo ottenuta con la simulazione dei preamp dei canali della D-Live. Bene, quindi la 5000 dicevi, no? Sì, la 5000, più altro per avere un taglio di console che anche nelle previsioni di lavori futuri in teatro, nei club, comunque è comoda, ha tutti i feder, tutti i controlli necessari. Di chi è il materiale in tour? Mister X. Tutto Mister sì, X, sì, tutto ormai Mister X, infatti, vivo è Mister X, quasi sempre. Ma diciamo che insomma c'è questa, si è creata una solida collaborazione funzionale, insomma, cioè, lavoriamo insieme ed è anche, si è creato anche un bel team, soprattutto anche in questo versante blanco. Devo dire che il bello di questo tour è comunque c'è un bel team, abbiamo scoperto persone nuove sia dal punto di vista Mister X, quindi acquisendo nuove figure professionali che non conoscevamo prima, e sia poi con la produzione, con Giorgio Nesci che io non conoscevo, con cui ci siamo trovati benissimo. Insomma, devo dire che questo fa molto, e anche comunque lato, come si dice, artisti, io ho avuto la fortuna di collaborare discograficamente con Sciablo, quindi con Taurus, quindi già ci conoscevamo, e anche lato blanco, insomma, devo dire che ho trovato delle persone molto fighe. Ma infatti, Davide, ti faccio questa domanda, io un po', diciamo, nella fase post-lockdown, diciamo un po' per il lockdown, un po' perché effettivamente stanno emergendo moltissimi artisti giovani, moltissimi artisti nuovi con una rottura musicale molto importante rispetto al passato, no? E quindi c'è un rinnovamento un po' anche per l'emergere di, ad esempio, Vivo Concerti, che ha tutto un roster di artisti, di artisti, ma anche di professionisti, di direttori di produzione nuovi, no? Nuovi, fra virgolette, insomma, non i soliti, certo, che intervisto da 26 anni a oggi. C'è un grosso rinnovamento quest'anno, no? Sto vedendo sia dall'aspetto musicale sia dall'aspetto della produzione. E tu sei, diciamo, della vecchia guardia, possiamo dire. Ormai così, sono vecchio, però sì. Insomma, però calato molto in questa realtà, no? Sì. Che impressione ne hai? Come stai lavorando con queste persone? Bah, devo dire che uno, sono piacevolmente colpito da questa cosa, nel senso che forse nel pre-lockdown c'era un po', ci si stava un po' sedendo, un po', parlo della musica, nel senso che forse c'erano tante proposte interessanti ma a cui mancava qualcosa, e forse questi 2 anni di pandemia hanno permesso ai musicisti, agli artisti di studiare, di ricercare, di fare delle cose, non avendo la possibilità di calcare i palcoscenici o di fare delle cose diverse da quello che erano abituati a fare. Evidentemente questo ha portato un più, e io credo che sia interessante questa cosa, sia, certo, anche lodevole, nel assolutamente senso che no, ma io lo dicevo in maniera positiva, cioè, è quello che ho detto anche, non so,
a ultimo a Nicolò, e lui in questi due anni che è stato frenato, appunto, non ha potuto fare i suoi concerti, però ha studiato molto, il suo miglioramento si è sentito parecchio, sia nel suonare il pianoforte che nel canto, e questo penso che sia comune un po' a tutti gli artisti, soprattutto quelli giovani, no? Che hanno avuto magari in questo periodo, in questi periodi qua, in questi tempi qua, c'è molto consumismo musicale, no? E quindi magari un artista che dovrebbe fare la sua gavetta invece viene proiettato immediatamente in un mondo che gli artisti di una volta magari ci arrivavano dopo 20 anni, e questo può essere deleterio tante volte. Invece trovo che ci sia un po' questa attenzione, soprattutto gli artisti col quale ho il piacere di lavorare io, c'è questa attenzione alla qualità, no? Quindi allo studio, a cercare di migliorarsi, di fare le cose. Io, se devo essere sincero, insomma, la prima data che ho fatto con Riccardo, con Blanco, avevo il terrore, no? Essendo la sua prima data davanti a con così tanta gente, in un palco così grande, situazione che abbiamo provato, ma necessitava ancora di un fine tuning. Invece è stato un concerto da professionista che, no? Che cavalca i palchi da anni, quindi ha avuto molta accortezza nell'esecuzione, accortezza nel posizionamento di dove devo stare quando c'è il faro, dove devo mettermi, e ha fatto un concerto come se ne avesse già fatti altri 100, e questo penso che sia un pregio. Bisogna dire che, insomma, da ultimo in poi, diciamo in poi numericamente parlando, sono tutti molto seguiti questi artisti, perché il pubblico di giovanissimi, io lo vedo. Io sinceramente adesso non lo so quanto un pubblico così giovane capisca se c'è dietro una preparazione musicale o non c'è dietro una preparazione musicale, questo non lo so, perché io, parlando con figli dei miei amici, ragazzine, cose, magari non c'è quell'attenzione che avevamo noi una volta sull'esecuzione musicale, però devo dire che comunque vedo che sui palcoscenici delle persone che hanno un messaggio da proporre e lo propongono bene, lo fanno in un certo modo, il pubblico risponde in un certo modo, bene, quindi magari è una cosa che avviene in automatico. Però, poi il pubblico di giovanissimi, sì, per esatto. Bene, d'altra parte questo è il pubblico del futuro dei concerti, perché gli altri, insomma. Speriamo che questo standard sia in continuo miglioramento, no? Certo. Vuoi colmarli col sasso, vuoi farlo a te, fa fino a non sentir più me stesso, fino alle chest. Ti ho detto che non posso stare senza di te. Torniamo un pochino alla parte tecnica. E, la voce di Blanco, come la tratti? Che catena hai fatto? Perché mi dicevi dei filtri, delle cose peculiari. Allora, sì, l'idea di base era quella di ricreare questa voce particolarmente processata, nel senso di distorsione, no? Che la avvicini un po' a quello che è il disco, insomma, no? La voce sul disco. Ovviamente senza esagerare, perché un conto è il supporto discografico, un conto è live, e questa è una cosa che ho cercato di far capire alla direzione musicale, ed è stata seguita, accolta, perché poi c'è sempre quella, no, ma deve suonare come il disco, non potrà mai suonare come il disco su un impianto con 40.000 persone, perché poi qua suonerà in un modo, a Roma suona in un altro modo, a Milano suona in un altro modo, con un impianto suona in un modo, con un altro. Quindi di base l'idea è quella di fare un lavoro, è stato fatto un lavoro di pre-produzione, appunto c'è anche una batteria vera che nel disco non c'è, insomma, e questo lavoro, insomma, è stato fatto cercando di ottimizzare, di avvicinarsi sempre di più a quello che è ovviamente la texture del disco, dandogli una connotazione live, che è quella che riproponiamo. Quanto, insomma, c'è Davide di suonato
nel concerto e quanto c'è in sequenza. Molto, la sequenza è un appoggio, con qualche loop ritmico, qualche pad che accompagna, visto che la band è fondamentalmente basso, chitarra, batteria, quindi tutte le parti un po' armoniche, strings, queste cose qua arrivano dalle sequenze, non esiste una figura di un tastierista. Delle backing vocal, delle voci di rinforzo, dei cori, degli effetti che sono stati presi dal disco, voluti nel, poi da, riproposti nel live, però in linea di principio diciamo che è suonato all'80%. Okay. Insomma. Parlando con i tuoi colleghi di altri che lavorano con altri artisti che usano autotune eccetera eccetera, ho visto che spesso in regia la voce arriva già effettata. Ma no, a me arriva una voce dry, cioè non cerchiamo di mantenerla proprio più naturale possibile, anche perché io personalmente odio particolarmente, preferisco sentire una stonatura piuttosto che uno svirgolamento dell'autotune, che è proprio una cosa che non digerisco. Quindi insomma, diciamo che a me arriva una voce completamente dry, che, alla quale appunto aggiungo questa connotazione di distorsione, tratto sicuramente con molta compressione, multibanda, anche perché lui è molto dinamico, cioè è dal pianissimo al fortissimo, sta studiando anche lui, è giovane, quindi deve ancora acquisire secondo me una padronanza al 100% della sua timbrica, del suo volume, della sua emissione, e quindi sono parecchio concentrato sul controllo della dinamica, tant'è che ci sono dei brani in cui ci passa dal bisbiglio all'urlo, al bisbiglio all'urlo, cioè c'è molta di questa dinamica che io ovviamente devo riuscire a mantenere per dare la connotazione che è anche quella voluta nel disco. Ovviamente sempre nell'ottica di un live. Insomma, ok, no? Usi multibanda? Uso multibanda della console, un paio di livelli di compressione, solita voce che entra nel bus, quindi in cui riesco a gestire la compressione in ingresso e in uscita a seconda di quanto spingo. Ok, con che microfono canta lui? Con una V7, una SE Technology, con una V7 che è sempre stata in questo genere di artisti qua, secondo me la capsula più ignorante ma più efficace, perché alla fine timbricamente funziona molto bene e soffre poco del classico impugnatura alla rapper, che comunque lui si gestisce, cioè lo sa, gliel'abbiamo spiegato, lo sente, ogni tanto sposta la mano in autonomia, però appunto quando va a fare i suoi momenti sotto in transenna, quindi passa davanti ai front fill, diciamo che è una capsula che aiuta molto, insomma, in questo senso. Allora, poi discorso qui, come gestisci i PA che ti ritrovi nelle varie venue, no? Perché venue che vai, PA che PA trovi. PA che trovi, certo. Come... Ma io di base lavoro tutto a stems, quindi cioè utilizzo i subgruppi a seconda di quello che mi interessa, quindi casse, rullanti, perché ho sia contributi microfonici sia contributi trigger, che a seconda di brano per brano vado a mixare, e tutti i gruppi hanno un equalizzatore svincolato dalle memorie, che è adatto poi a seconda di, nel senso, se mi ritrovo con un impianto con pochi sub o non so, con poca efficienza sulle medio alte, cerco di compensare. Ah, quindi questo è interessante, cioè più che lavorare sul master in uscita, lavori sulle Q, sì, degli stem, perché a seconda di quello che mi interessa di più o quello che faccio più difficoltà a tirare fuori, cioè se con un determinato PA la chitarra diventa un po' più appannata, magari agisco solo su quello piuttosto di intervenire sulle Q del left e right. Insomma, io di base do sempre un mio contributo left e right al PA manager, dando ovviamente per scontato che ho a che fare con dei professionisti che sanno, insomma, lavorare sul PA in maniera efficace. Ed è per scontato una cosa vera, oppure? Ma io sì, dai. Insomma, mi sono sempre trovato molto bene ovunque, insomma. No, questo l'Italia... è confortante, penso che il livello in Italia si sia alzato, sì, moltissimo, no? Sia come impianti che come professionalità, come tecnologia delle persone, insomma, esatto, è ovvio che io sono un amante
di D&B, o mi piace anche l'acoustic, però anche quando trovo di Beat Technology. Beh, non è che hai detto proprio due marchi, no, Strauss, però c'è tutto quello che si trova in altre situazioni, insomma, se è sapientemente montato e ottimizzato è ovvio che dà i suoi risultati, insomma, cioè ormai la tecnologia ci permette di fare un po' tutto, insomma, di ottimizzare un po' tutte le situazioni critiche, soprattutto per quanto riguarda anche le venue stesse, cioè posti che magari non sono deputati al 100% per essere amplificati per fare un concerto, come ad esempio qua, che non è un posto facilissimo, però insomma la tecnologia appunto aiuta a ottimizzare, serve quello. C'è chi non può, c'è chi non può capire, c'è chi non vuol soffrire, ah, ah, c'è chi non sa, c'è chi non sa assorbire il prezzo dei segreti. Mi è piaciuta molto la scelta della microfonazione della batteria. Allora, intanto la batteria, come vedrai, è trasparente perché abbiamo dovuto premiare ovviamente la scenografia, quindi si doveva essere completamente invisibile questa batteria, e infatti all'inizio avevo pensato di utilizzare il 91 che è montato all'interno della cassa, e il Subkey che mi è stato ovviamente cassato immediatamente perché era un po' un oggetto che dovrebbero fare Subkey trasparente, insomma. E niente, ho utilizzato questo kit di microfoni della Earthworks che ha portato il batterista, che aveva già usato con Salmo, e devo dire che è veramente molto bello, cioè sono microfoni che tra l'altro uso anche in studio, microfoni sui Tom, e sono veramente bellissimi, e come gli overhead che io ho utilizzato in due coppie stereo, una interna e una più esterna, sempre per avere i microfoni sotto i piatti, quindi cercare di fare più pulizia possibile. Ultimamente sto usando questi due nuovi microfoni di Mellab, che sono i ragazzi di Roma che fanno i microfoni di misura. Hanno fatto questi piccoli condensatori che devo dire sono molto molto interessanti e molto simili agli Earthworks, che insomma sappiamo essere insomma top di gamma in assoluto, però purtroppo avevo solo una coppia di Earthworks utilizzabile, e quindi prima avevo 284. Cambiato quelli, mi è cambiato il mondo. Insomma. Ma queste sono delle chicche. Che... È sempre un made in Italy, certo, no? È sempre certo, un made in Italy. Queste sono delle chicche che i nostri non so come chiamarli, perché lì li chiamiamo lettori, noi non sono più lettori, diciamo i follower Showgear Network, dovranno, di cui dovranno fare. Poi adesso nella reparto sequenza abbiamo. Adesso reparto sequenza, esatto. Andiamo a intervistare. Sempre un po' di gadget anche di TechnoSign, che è un'azienda sempre italiana con cui ho il piacere di collaborare, che fa dei prodotti interessantissimi. Abbiamo, oltre le D-Box, abbiamo un sistema di split di segnale per avere il main e il backup, splitter passivi super efficaci, sempre per, insomma, no, viva il made in Italy, insomma. Assolutamente, assolutamente.